Laudetur Jesus Christus, Ave Maria. Dunque, facciamo ora un ulteriore passo avanti. In che senso? Abbiamo trattato il peccato originale, abbiamo trattato insieme alle catechesi di padre del Domenicano, padre Francesco Marino, e li trovate tutti in una playlist, alcune considerazioni su come si deve leggere la Sacra Scrittura, che cos'è la vera sacra tradizione con la T maiuscola della Chiesa Cattolica, gli insegnamenti e così via. Abbiamo fatto altri video sul giudicare e non giudicare, che cosa ci sta dicendo Gesù e così via. Abbiamo fatto molti argomenti e trattato molti argomenti sulla questione del peccato, della confessione dei peccati, l'atto di dolore che vogliono cancellare. Dobbiamo ritornare, abbiamo fatto anche i 10 comandamenti, ma dobbiamo ritornare sul concetto. Perché? Perché è molto importante. È molto importante e qui noi ritorniamo al concetto proprio che è quello di un declassamento del peccato, trattato oggi come una piccola fragilità e quindi non se ne parla più, mentre invece parlare del peccato, il senso del peccato, che non è una fragilità, la fragilità è il modo con il quale noi cadiamo facilmente nel peccato, ma il peccato è una cosa grave. Certo, vengono distinti in peccati mortali e in peccati veniali. Ma il peccato veniale non è perché è veniale è meno pericoloso. Bisogna stare attenti perché se non si cura di aggiustarci nei difetti che ci conducono al peccato veniale, il passaggio al peccato mortale è facilmente praticabile alla fine della fiera. Allora, oggi dicono che siamo liberi di sbagliare. Ma è davvero così? Chi sono io per giudicare? E questo e quest'altro? E non stiamo a dire il peccatore, ma il peccato delle frasi oggi in una certa pastorale facilona, dove si è arrivati anche a dire che, per esempio, il quadro dell'adultera ci si ferma sempre al concetto di Gesù che dice «Neppure io ti condanno». Donna, chi ti ha condannato? Nessuno, neppure io ti condanno, punto. No, la frase continua, va e non peccare più. In un'altra occasione Gesù dice a chi aveva appunto perdonato, a chi aveva salvato già così, dice stai attento. Non cadere più, cioè non peccare più, perché non ti succeda di peggio. Non ti succeda di peggio. Il peggio che cos'è? La condanna, cioè che tu non ti autocondanni, che tu non ti autoescluda dalla salvezza continuando a peccare. Ma questi due quadri dell'adultere li tratteremo in un altro video perché purtroppo sono importanti, ragazzi, abbiate la pazienza. Cerchiamo invece adesso di trattare questo particolare. Siamo davvero liberi di sbagliare? Siamo arrivati a sentire sacerdoti che dicono che è una fragilità il peccato e quindi di non dare più quell'importanza che la Chiesa dava una volta. Questa è una bestemmia, è offendere Dio. Vi ricordate che nell'atto di dolore si sta togliendo invece dei teologi che si vantano di studiare nelle università giù di Napoli o di Roma o di destra o sinistra manca, che si vantano di titoli altisonanti? Allora, per andare contro l'insegnamento della Chiesa. Allora, dunque, a seguito di altre catechesi fatte sull'argomento del peccato, dell'eresia e della coscienza retta, vediamo ora di rispondere a un'altra domanda che ci è stata fatta, più di una veramente. Se abbiamo il libero arbitrio e abbiamo la possibilità di scegliere con coscienza
Perché se cadiamo nel cosiddetto peccato, tutto sembra venirci precluso. Che cos'è a questo punto peccato e il peccare? Non si può più sbagliare? È chiaro che il peccato è una cosa, cioè la fragilità del cadere è una cosa. Peccare è infatti un'altra cosa. Ci vuole anche un deliberato consenso, ma non è che chi pecca senza deliberato consenso non ha commesso peccato, è meno responsabile con chi pecca sapendo di peccare. Ma non è che non ha peccato, bisogna fargli capire che ha peccato. Si va nel confessionale per dire anche: padre, io ho un dubbio, ho fatto questo, ma c'è chi mi dice che non è peccato e c'è chi mi dice che è peccato. Che ho fatto? Il sacerdote è onesto, che non è padrone del sacramento e non sta lì nel confessionale per dire le sue opinioni personali? Deve dirti: amico mio, sei nel peccato, questo è peccato, e te lo deve spiegare. E se tu sei frequentemente debole in questo, ci deve dare l'aiuto necessario per resistere. Digiuni, penitenze, opere di carità. Servono tutte le opere buone, servono principalmente per frenare la nostra debolezza di peccare. Ora, tutto questo ha origine nel peccato originale e abbiamo fatto appunto due video. Il fatto che Martin Lutero lo abbia stravolto dottrinalmente la dice lunga su quanto si volesse andare a toccare proprio il concetto di peccato. Forse pochi sanno che l'incipit di Lutero nella sua protesta non fu affatto l'ingordigia di un certo clero, della compravendita delle indulgenze, di questo, di quest'altro. Questa è la favoletta per dare colpa alla Chiesa, per farla sentire in colpa, i sensi di colpa. Abbiamo fatto anche un articolo con questo titolo. Certo, c'era la corruzione, e come c'è sempre stata, il Giuda di turno non è mai mancato nella Chiesa, né ieri né oggi e né domani. Purtroppo ognuno di noi deve stare attento a non diventare un Giuda. Ma la verità è diversa da quella propagandata, e abbiamo fatto anche qui un articolo, troverete tutti i link nel link principale. Lutero era un monaco agostiniano che ad un tratto della sua vita monastica si rende conto di non riuscire più a reggere il voto di castità, della continenza. Ma invece di dare la colpa a se stesso, cosa fa? Comincia a sfogliare le scritture, Sant'Agostino, San Paolo, eccetera, per tentare di trovare qualcosa che desse ragione alla sua inquietudine. Lutero rifiuta di sentirsi responsabile della sua debolezza. E così, non trovando nella scrittura, in Sant'Agostino, qualcosa che sostenga il suo errore, inizia a reinterpretare tutte le scritture e lo stesso Sant'Agostino, arrivando ad affermare così che fu la Chiesa a sbagliare, imponendo il voto di castità. Il cuore del protestantesimo di Lutero parte da qui. Ha qui la sua origine. Il resto è solo la giustificazione, che arriverà ad essere per sola fede, sola scrittura, solo Cristo, alle sue scelte. È politica. È contorno. Questa inquietudine ha origine nella dottrina del peccato originale. Ha origine nella concupiscenza, che non è solo ed esclusivamente nel concetto del peccato della carne, cioè il peccato sessuale, ma ha a che vedere con la carne. Ma ha origine la bramosia dell'avere e di avere ragione contro ogni ragione. Che cosa sono i gay pride? Non per nulla concupiscenza, che viene da cupido,
intende appunto bramosia dei sensi carnali, in tutti i sensi, anche la gola, anche la gola. Tutto ciò che ha a vedere con la vista, i cinque sensi, il tatto, l'udito, tutto. San Paolo, illuminato dalla grazia, il grande apostolo della verità, aveva individuato il problema nella bellissima lettera ai Corinzi. Ai celibi, alle vedove, dico che sarebbe bene per essi continuare ad essere soli come lo sono io. Se però non possono dominare i loro istinti, contraggano matrimonio. È meglio sposarsi che ardere di desiderio. 1 Corinzi 7, 8, 9. Ma poi è bene leggere anche tutto il capitolo. Da qui parte la protesta di Lutero che non accetta, ecco la superbia, di essere lui l'incontinente e il concupiscente, e così ritiene che a sbagliare sia stata l'interpretazione della Chiesa imponendo un celibato forzato. E ci stiamo arrivando adesso con il sinodo, sull'Amazzonia. Abbiamo fatto un video, tra l'altro, anche con le parole del cardinale Brandmüller. Lutero voleva rimanere monaco e prete, ma al tempo stesso soddisfare la carne, la bramosia. Da qui comincia tutto ed oggi ne vediamo le conseguenze. Ebbene, cosa c'entra tutto questo con il peccato? Il peccato originale è stata una rottura dell'uomo al progetto di Dio. È stata la causa primordiale che da allora ha indotto, che induce l'uomo, ecco l'ereditarietà della colpa del peccato, alla concupiscenza, ossia quella bramosia dell'avere a tutti i costi una propria soddisfazione nella carne. Ciò non tocca solo la sfera sessuale, come abbiamo detto, ma soprattutto partendo da quella mentale e della coscienza. Ricordate cosa dice Gesù in proposito? Ascoltatemi tutti e intendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Sono invece le cose che escono dall'uomo a contaminarlo. Marco capitolo 7, 15. 15. Chiarissima catechesi sui comandamenti, nono e decimo, e se volete anche il sesto, in rapporto al libero arbitrio. Non a caso Lutero ha fatto un testo contro il concetto del libero arbitrio spiegato dalla Chiesa cattolica. Dunque, il peccato originale ci ha corrotto il cuore e la mente. È questa l'eredità per la quale però la vera misericordia di Dio ha preparato per noi la salvezza nel progetto della redenzione per mezzo di Gesù Cristo. Non un uomo Superman, ma il Dio fatto uomo per venirci a riscattare. Per questo Gesù istituisce poi la Chiesa, che è infatti maestra, maestra di vita. Educatrice nell'etica e nella morale, dispensatrice della grazia nei sacramenti, atti a sostenerci in questa che è la vera battaglia buona che ognuno di noi deve avere, combattere, deve combattere per avere. Noi facciamo sempre l'esempio del professore di matematica, perché quando diciamo che la Chiesa è maestra, non significa affatto che è padrona, padrona delle regole del gioco. Le regole le ha stabilite Dio. E non permette a nessuno di infrangerle. Il professore di matematica, quando va a istruire, insegnare, no? Agli alunni, agli studenti, cosa fa? Impartisce le regole, no? Poi, a modo suo, ogni professore, più o meno capace, bravo, eccetera, spiega e ti offre anche dei metodi perché tu le possa applicare. Non puoi cambiarle. Non è che il professore dice, siccome voi siete una classe difficile e i tempi sono cambiati, cambiamo le regole della matematica, fate come volete. L'importante è che tutti raggiungiate lo stesso totale. Non funziona così. Così è la Chiesa. Non può inventarsi le regole perché i tempi sono cambiati. Abbiamo fatto appunto anche un video sui tempi che sono duri. Cos'è questa vera infallibilità papale?
Quindi attenzione, non si possono cambiare le regole della legge di Dio. Dobbiamo cercare però tutti i modi possibili, certo, e questo si può fare di generazione in generazione per cercare di venire incontro, ma non cambiando le regole. E invece oggi è questo che si sta facendo, il famoso cambiamento del paradigma. Abbiamo messo 3 video audio sulla questione, signori miei. Dunque, appunto, la coscienza retta, quindi il primo compito che spetta a ogni battezzato, ma anche ad ogni uomo che, seppur non battezzato, non protesta contro la legge di Dio, gli uomini che la scrittura chiama di buona volontà, deve chiedersi quotidianamente in quale condizione è la propria coscienza, da chi e da che cosa è formata. E dunque, non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro, dice Gesù, perché se il male si insinua nel nostro mondo è perché noi permettiamo che questo accada attraverso appunto una coscienza malamente formata. E nessuno può tirarsi fuori da questo dramma. Lutero ha combattuto la battaglia sbagliata, è il falso profeta Lutero, perché diede colpa alla Chiesa. Oggi avviene purtroppo addirittura il contrario. In alcuni casi abbiamo superato il falso maestro, ma in altri casi proprio abbiamo ribaltato tutto. Sembra che questa Chiesa moderna abbia persino superato Lutero quale maestro di vita. È triste dirlo, ma è così. Persino il grande compianto cardinale Cafarra giunse a dover fare una nota ufficiale nel 2010 affermando che è impossibile ritenersi cattolici se in un modo o nell'altro si riconosce il diritto al matrimonio fra le persone dello stesso sesso. E diceva anche che è assurdo affermare, significa avere il prosciutto negli occhi, affermare che non c'è un problema oggi nella Chiesa o che non si sta tentando di cambiare qualche cosa nella dottrina. E che il nostro baluardo, la cartina tornasole, il catechismo della Chiesa Cattolica e il Magistero di sempre. Non si scappa. Eh sì, perché i peccati sono come le ciliegie, poi uno tira l'altro. L'ingordigia non si ferma. La famosa bramosia. È per questa bramosia che siamo giunti ad una rottura vera e propria con la sana dottrina. Lutero ci aprì la strada. È nota questa affermazione di Papa Pio XII, venerabile: il peccato più grande del mondo d'oggi consiste forse nel fatto che gli uomini hanno cominciato a perdere il senso del peccato. Radio Messaggio del 26 ottobre 1946. Ricordiamo cosa disse la piccola Santa Giacinta di Fatima in colloquio con la Santa Vergine. Sentite cosa diceva. I peccati che portano più anime all'inferno sono i peccati della carne. Verranno mode che offenderanno molto Gesù. Le persone che servono Dio non devono seguire la moda. La Chiesa non ha moda. Gesù è sempre lo stesso. I peccati del mondo sono molto grandi. Se gli uomini sapessero ciò che è l'eternità, farebbero di tutto per cambiare vita. Gli uomini si perdono perché non pensano alla morte di Gesù e non fanno penitenza. Molti matrimoni non sono buoni, non piacciono a Gesù, non sono di Dio. Come vedete, Santa Giacinta, 8 anni, signori miei, 8 anni, non può essersi inventata questa frase, questo pensiero, questi concetti. Santa Giacinta, vedete, non mette solo esclusivamente un problema legato a questo problema. La concupiscenza purtroppo è un insieme anche, tutti i sensi,
Tutti i nostri sensi vengono colpiti e alla fine viene colpito il sesto senso, come lo chiamava San Tommaso, che è quello della fede. Capite? La concupiscenza ci porta anche a deturpare la fede. Orbene, tutti i peccati possono essere perdonati, tranne il peccato contro lo Spirito Santo. Abbiamo messo anche il link qui. Né si può sostenere che Dio non abbia perdonato persino il peccato originale. Caspita! Piuttosto non ne ha impedito le conseguenze. Ma perché? Perché dovevamo rispondere noi adesso. E rispetta la nostra libertà. Il famoso libero arbitrio rinnegato da Lutero e richiama la sua responsabilità riguardo alle scelte che compie, sia in positivo che in negativo. Vuoi godere della vita eterna, beata, con Gesù, con i santi, con la vera felicità eterna? Signori miei, te la devi non tanto meritare, perché il merito ce l'ha fatto il Cristo, è lì la misericordia, perché noi manco la meritavamo. Ce la dobbiamo guadagnare questo merito. Dobbiamo rispondere con la nostra libertà. Ecco perché Gesù dice o con me o contro di me, o con Dio o contro Dio. Non c'è la via di mezzo. Quindi Gesù spinge all'annuncio del Vangelo, che è la conversione mediante il battesimo, anche sui bambini, a cominciare dai bambini. Perché questa è volontà di Dio, che precede ogni nostra scelta e ci dona la sua misericordia, se siamo pentiti cancellando il peccato del cui contesto nasciamo e con le cui conseguenze dobbiamo fare i conti, invertendo la tendenza al male e il suo potere attraverso le scelte determinanti e orientanti la nostra esistenza. Ricordiamo Isaia capitolo 5. Versetto 20, leggiamolo. Così dice il Signore: guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Contro le affermazioni, la politica e la teologia di Lutero, ed oggi di questo neomodernismo, lo vediamo firmato da Enzo Bianchi, ma anche da molti cardinali, da molti vescovi, da molti sacerdoti. Dobbiamo ritornare al concetto di Karl Rahner, appunto, i gesuiti, eccetera. Contro la brutta piega che ha preso certa pastorale odierna nella Chiesa di oggi, il Siracide al capitolo 15 ci ricorda e ci ammonisce. Grande è infatti la sapienza del Signore, egli non ha comandato a nessuno di essere empio e non ha dato a nessuno il permesso di peccare. È evidente perciò che chiunque lede uno solo dei 10 comandamenti, lo stravolge, lo modifica, è reo di peccato contro Dio ed inganna gli uomini. Ora, facciamo bene attenzione ad alcuni aspetti che riguardano così il nostro libero arbitrio, il peccato e le sue conseguenze. Quando parliamo dei 10 comandamenti, abbiamo purtroppo assorbito il veleno del protestantesimo di Lutero, che affermava come la Chiesa avesse imposto delle regole assolutamente impraticabili per l'uomo. Questo è ciò che affermava Lutero ieri, questo è ciò che affermano molti teologi e sacerdoti, vescovi e persino qualche cardinale oggi. Dicono la stessa cosa. I 10 comandamenti non sono più praticabili per l'uomo. Questa è una gravissima eresia. Ed è falso. Eppure migliaia di persone lo credono vero. E a farne le spese sono stati proprio i 10 comandamenti,
così rifiutati e rigettati dagli uomini, e l'uomo stesso che in balia di un libero arbitrio falsificato, adulterato, si sta trascinando letteralmente verso il burrone dell'inferno, ossia lontano da Dio, qui e per l'eternità. Per capire come la Chiesa abbia sempre insegnato i 10 comandamenti in questo modo, occorre ascoltare i santi, i padri della Chiesa, il vero e misericordioso magistero bimillenario. E invece che cosa sta accadendo? Che si va a leggere Lutero con tutta la pubblicistica di eretici ed anticattolici e i modernisti, neomodernisti di oggi, piuttosto che andarsi a leggere i padri, i santi, i dottori con tutto il suo ricco magistero. Le conseguenze le stiamo subendo. I 10 comandamenti non sono regole castranti. Diceva appunto già Benedetto XVI, sono dei sì, non dei no. Sono dei sì a Dio. Sono 10 parole che Gesù stesso a definire, a ricordarci, comandamenti. Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Gesù non li ha né aggiunti né tolti. Vi ricordate, vengo a portare a compimento la legge. I 10 comandamenti sono la legge. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giovanni capitolo 14, 5-20. Se notiamo bene, Gesù usa l'espressione amare, mi amerete, lo amerò. Mi amate, amare, mi amerete, lo amerò. In base a che cosa? A come avremo accolto in noi queste 10 parole. La sua parola. Questi comandamenti perciò non sono castranti, non possono essere castranti, ma al contrario liberano, purificano per la più alta e massima espressione del nostro libero arbitrio. Rendono vero il nostro libero arbitrio. Ecco perché Gesù dice, non è che se seguite Tizio, Gaio e Sempronio, la Chiesa addirittura, o fate questo, fate quest'altro, sarete liberi. Mette una condizione: conoscete la verità e la verità vi farà liberi. Questa è l'unica condizione che Gesù mette per essere davvero liberi, conoscere la verità. E cosa ha detto Gesù? Io sono la via, la verità e la vita. Non ha detto mettetevi a tavolino, discutete la verità, una delle tante che io vi ho portato. Non ha detto, beh, scegliete quale comandamento vi piace di più, fate quello e sarete salvi. Chiaro? Conoscete la verità e la verità vi farà liberi, conoscere lui. Ma lui ha imposto questi 3 principi: amare, mi amerete, lo amerò, in base a come avremo corrisposto ai 10 comandamenti. Dunque, in sostanza, questi comandamenti ci rammentano che hanno origine non da Dio, questo è il bello, ma a causa del peccato originale, Dio ha messo la legge. Ecco perché noi siamo stati, si parla della libertà da certa legge, quella che avevano imposto i farisei. È diverso. I 10 comandamenti, quindi, dati da Dio per aiutarci, perché? Perché il peccato originale, debellato nel battesimo, non cancella purtroppo gli effetti. E la nostra fragilità che ci porta a cadere, Dio allora ci ha messo questi 10 comandamenti per dire: osservali, mettili in pratica e ti sarà tutto più facile. Sono dei sì. Quindi, non da Dio,
ma a causa del peccato originale ed è semmai, i 10 comandamenti sono semmai la misericordia di Dio che ci mette in guardia dal peccare, perché noi siamo offuscati dagli effetti del peccato originale, non siamo in grado di fare da soli. Cosa dice Gesù? Senza di me non potete fare nulla. Non siamo in grado di distinguere, ecco perché siamo chiamati a fare discernimento. A questo serve la Chiesa, non a riempire serbatoi d'acqua o a fare la raccolta differenziata, quella viene dopo. Perché un vero cristiano che osserva i 10 comandamenti, scusatemi tanto, se rispettiamo quel amare, mi amerete, lo amerò, è evidente che il vero cristiano, il vero cattolico, allora si comporterà bene anche nei confronti della natura. Non sarà esigente tanto da schiacciare la natura, non sarà perverso con gli animali. Si guarderà bene dallo sfruttare la natura. Sarà lui stesso ad essere amorevole nei confronti della natura. Ma se noi ribaltiamo il senso che la priorità oggi è la natura, il creato, no. No, perché senza Cristo va tutto a ramengo. Senza il Cristo l'Amazzonia, le cose continueranno a bruciare, foreste, quello e quell'altro. Non si arriverà a risolvere il problema se non ci convertiamo a Cristo. Quindi è Dio che ci mette in guardia dal peccato facendone così un elenco completo. Essi non sono dei no al nostro libero arbitrio, al contrario sono dei sì alla nostra vera libertà, e attraverso il cui sì libero noi allora amiamo davvero Dio che ci ha messo in guardia, e Dio allora può dimostrarci tutto il suo amore per noi. Lo amerò, dice Gesù. E allora vedete che il cristiano in queste condizioni non può calpestare la natura. Ma se noi facciamo l'ecologismo da 4 soldi, l'ecologismo politico, l'ecologismo senza Cristo, è un ecologismo appunto, ambientalismo. Non va bene, e il demonio se la sta ridendo. Perché molti cattolici ci sono cascati. Cioè, ma guardate che è pazzesco, perché si è fatto il Papa che fa i vespri per il creato e si prende cura di questo, di questo e di quest'altro, ma non si sta più preoccupando di come Cristo viene bestemmiato. Ricordate quanto è importante per noi e per tutta l'umanità quel sì, quel fiat di Maria Santissima a Dio. Ecco perché Maria Santissima, nostra madre, è il nostro modello di vita e modello di vita per i consacrati a Dio. Lutero, furbescamente, ma di quella falsa furbizia luciferina, rigettò il culto mariano e le conseguenze si riflettono ancora oggi nel nostro mondo sconsacrato. Ma di questo poi ne parleremo, si potrà approfondire la questione mariana, l'abbiamo già fatta anche in altre sedi. Quindi, chiarito ciò, si capisce bene la lucifera frase di chi afferma oggi che possiamo sbagliare e di come questa nuova pastorale provenga da Lutero, anzi ha superato il maestro. Certo che l'uomo, in quanto fragile, può cadere nell'errore. Gesù non ci condanna se cadiamo, non è lì la condanna, se sbagliamo, eccetera, ma se non ci rialziamo dalla caduta, che è la conversione. Se non ci convertiamo, Gesù non può fare niente. Se non ci pentiamo, la conversione, questo è, se non avviene questo, si accede al peccato imperdonabile anche contro lo Spirito Santo, a causa del quale siamo noi a metterci in una situazione
di definitiva condanna. Oggi si insegna che la nostra fragilità nello sbagliare è perdonata da Dio, ma senza parlare più della conversione e del pentimento, come se sbagliare fosse un atto dovuto. Siamo tutti peccatori. Un atto, come si dice, un atto al quale non è colpa nostra, ecco, del nostro un libero arbitrio che però non può fare a meno, perché tanto tutti abbiamo sbagliato, tutti siamo caduti. Ma ci siamo rialzati, quindi questo favorisce, sono dei ragionamenti contorti. Nel Siracide ricordiamo bene: grande infatti la sapienza del Signore, egli non ha comandato a nessuno di essere empio e non ha dato a nessuno il permesso di peccare. Quindi il peccare non è fragilità, perché se non ha dato a nessuno il permesso di peccare, vuol dire che c'è proprio una diversità tra la fragilità del cadere, quella soccorre Gesù. A quella è venuta a soccorrere Gesù. Dal concetto del peccare deliberatamente in certi casi, oppure ti si dice: guarda che sei caduto nel peccato, questo che hai fatto è peccato mortale, stai vivendo in un peccato mortale. Abbiamo fatto il video appunto sul giudicare e non giudicare, no? E facciamo l'esempio classico: io dico a una persona: guarda che il tuo peccare, il tuo atto è un peccato mortale, e quello mi dice: come ti permetti di giudicare? No, fermati un attimo, io non ti sto giudicando nell'intenzione, quella te la devi vedere tu con Dio. Io ti sto dicendo che l'atto che tu stai difendendo o stai commettendo è un peccato mortale, punto. Dopo sta a te capire perché sono nel peccato, cos'è questo atto, e là si va a studiare. Il peccato è certamente il peggiore degli errori, dello sbaglio che l'uomo possa commettere. Sbagliare è prendere un abbaglio, detto brevemente, è un non badare bene. Un non aver osservato bene. Che ciò accada può dipendere da molti fattori. L'importante è ravvedersi affinché tale abbaglio non si trasformi però in qualcosa di peggiore, grave, il peccato, e quindi il peccato mortale. Se nello sbagliare si trasgredisce una norma divina, la gravità del non pentirsi subentra nell'atto, attraverso la concupiscenza, la bramosia che è animata dalla nostra superbia, la quale conduce inevitabilmente, se non corretta, pentimento e confessione a tutti gli altri vizi. C'è il famoso detto che dice: sbagliare è umano, no? Ma se non ci ravvediamo diventa il perseverare nell'errore e nella diabolicità. E non è per questo che siamo stati creati o che Gesù è venuto a farsi inchiodare sulla croce. Sbagliare fa parte delle cadute, delle nostre debolezze, per le quali è Gesù stesso che ci offre la sua mano per rialzarci. Ma sbagliare ostinatamente è un rifiuto alla grazia. Infatti l'aveva tolta Lutero. E rifiutare questa grazia della mano tesa. Sbagliare è anche accidentale, sì. Ma se non ci ravvediamo e non ci convertiamo, è una presa di coscienza a voler fare ciò che da Dio è stato proibito, ossia che non è stato permesso peccare. Non ci è stato permesso di peccare. Facciamo un altro esempio pratico. Avendo conosciuto cosa dicono i 10 comandamenti, se ci rifiutassimo di accoglierli, non è più uno sbaglio, ma è una scelta sbagliata che si trasforma in peccato, ed anche in peccato mortale, perché la trasgressione conduce lentamente, inesorabilmente, alla morte dell'anima, se poi non ci si pente. Facciamo un esempio, magari un po' stupido, non so, siamo appassionati di funghi,
Va bene, andiamo al bosco e li andiamo a prendere, ma non ne capiamo un tubo, oppure un pochino, va bene? Li prendiamo, gli amici ci dicono, oh, guarda, stai attento, che magari in mezzo c'è qualche fungo velenoso. No, mi sono regolato bene, ho preso la cartina, ho visto. No, no, sono tutti sani. E in mezzo ce n'è uno velenoso. Lo mangi e si chiama intossicazione. Ora, se non vai dal medico, se non corri all'ospedale, si rischia che quell'intossicazione più o meno grave, se è meno grave, forse te la cavi e impari la lezione però. Altrimenti muori. Muori. Così è con i comandamenti di Dio. Può capitare che qualcuno non lo conosciamo bene e allora è bene informarsi. E stare attenti, perché l'avvelenamento dopo ci porta a dover andare appunto a capire come ci siamo avvelenati, qual è stato il veleno. Se noi non facciamo questo discernimento, giudicare, vedete, rischiamo la morte dell'anima. L'anima muore. Ricordate Gesù, chi mi ama, amare, mi amerete. Amare i comandamenti, mi amerete e allora io lo amerò. Lo sbaglio quindi è quando inconsapevoli di cosa dicono i 10 comandamenti li trasgrediamo uno o qualcuno, perché nessuno ce li ha spiegati. Ma state attenti perché questa è la legge naturale che è scritta dentro ognuno di noi. Si chiama la vocina della coscienza quando ci rammenta che stiamo sbagliando, ma ce ne freghiamo. Ci giustifichiamo. Ma nel momento in cui venissimo a conoscenza di cosa è gradito a Dio e i 10 comandamenti sono gli atti che Dio ama e osservando i quali egli può manifestarci tutto il suo amore, lo amerò, dice Gesù. E se non facessimo quanto è il nostro potere per correggere il nostro sbaglio, allora subentra il peccato, che può essere anche mortale. Questa è la funzione del libero arbitrio, la vera coscienza che però deve essere retta, bene educata. Altrimenti diventa schiavitù del peccato, mentre la libertà è altra cosa, è fare ciò che Dio ci comanda per il nostro vero bene. Conoscete la verità e la verità vi farà liberi. Ricordatevelo. Diffidiamo dunque di chi insegna oggi nella Chiesa che sbagliare è nella nostra fragilità e libertà. Certo, è nella nostra fragilità, ma non è nella nostra libertà. Vedete come hanno ribaltato i concetti. Questa eresia è del gesuita Karl Rahner, dentro troverete il collegamento. Per la quale non esiste più il peccato, ma la fragilità umana, contro la quale non possiamo farci nulla. Ecco Lutero superato. E Dio ci perdonerà tutto lo stesso. Ecco le conseguenze della teologia di Lutero sul peccato che Rahner ha diabolicamente superato. E oggi la Chiesa sta facendo propria. Oggi dicono che i 10 comandamenti sono un dialogo. No! No! Non ci risulta che Gesù abbia dialogato sul peccato. Leggetevi Matteo 19 contro l'adulterio. Dove sta il dialogo? Gesù capisce che lo stanno prendendo per i fondelli. Lo vogliono mettere in castagna, lo vogliono prendere in castagna, incastrarlo. Ma Mosè ha messo lui il ripudio. Che vuoi andare contro la legge di Mosè? Gesù gli risponde, caro amico, Mosè è stato costretto a cambiare la legge per colpa vostra. Dove sta il dialogo? Gli ha detto la verità, ma prima non era così, dice Gesù. Quindi si ritorna a quel principio. Ciò che Dio ha unito, l'uomo
non divida. Ciò che Dio ha unito, l'uomo non divide. L'indissolubilità del matrimonio. Quando gli apostoli, gli discepoli lo capiscono, c'è una battuta, mi pare, adesso non so se è il versetto 10. I discepoli l'hanno capito bene e gli dicono: Maestro, se le cose stanno così, è meglio non sposarsi. Ascoltate bene questa battuta. L'avevano capito, dovevano tenersi la moglie per tutta la vita. E siccome non erano abituati a questo, ma erano abituati al concetto che si potesse ripudiare la propria moglie, se le cose stanno così, meglio non sposarsi. Gesù non gli dice: avete capito male, inserisce una legge più grande, più bella per chi non vuole sposarsi, o meglio per chi non ha quella vocazione al matrimonio. Farsi eunuchi per il regno dei cieli, ma non tutti lo comprenderanno, dice Gesù, ma qui inserisce il celibato sacerdotale. Chiaro? Quindi scusate la divagazione, ma è tutta legata alla Sacra Scrittura. Allora, Gesù non ha affatto dialogato sul peccato. Gesù ha sempre condannato il peccato ed è venuto incontro alla fragilità dell'uomo. Lì andava a mangiare con i peccatori. Perché si scandalizzavano i farisei? Perché per loro il peccatore era un soggetto da ricattare, strumentalizzare, rubargli le offerte per il tempio, fargli pagare, mantenendolo nel peccato. Ecco perché non volevano che Gesù andasse, perché Gesù andava, e attenzione, è vero che Gesù andava a casa dei peccatori, ma per convertirli. Infatti uscivano convertiti. E quelli che non uscivano convertiti, Gesù li lasciava andare per la loro strada. Non è che diceva: venite, dialoghiamo, no, cerchiamo di capirci un attimo, tu cosa ne pensi? Assolutamente no. Non c'è mai una volta Gesù che chiede il parere e dialoga sul peccato. Oggi si cerca di trovare un equilibrio tra il peccare e la responsabilità dell'uso del libero arbitrio, ma purtroppo a discapito della sana dottrina. E questo fece Lutero ai suoi tempi e questo fanno oggi tutti quelli che stanno remando contro il magistero perenne della Chiesa, la vera tradizione cattolica che è il deposito della fede. Oggi si tende a confondere l'amore per l'uomo peccatore da convertire da quell'accogliere supinamente anche il suo peccato. Questo sta succedendo, che dobbiamo invece condannare come Gesù l'ha condannato. Dobbiamo averlo in orrore perché ha portato Gesù in croce. Ecco perché stanno arrivando a dire: se tu pecchi, te preoccupare, non è vero che Dio si offende. Non ti preoccupare, Gesù ti conosce, sa della tua fragilità, sta tranquillo, fa un'opera di carità e hai risolto tutto. No. Il Concilio di Trento, infatti, insegnava già che noi con i nostri peccati torniamo a crocifiggere in cuor nostro Gesù. Dobbiamo avere in orrore il peccato, sia riguardo a noi l'esame della nostra coscienza, sia riguardo dell'altro, del prossimo. Ama il prossimo tuo come te stesso. Se noi ci amiamo nell'errore, capite che si arriverà a giustificare il prossimo nel suo errore. Questo sta succedendo nella Chiesa. Diceva il venerabile Monsignor Fulton Sheen, che a breve sarà, grazie a Dio, beatificato: colui che un tempo era stato fiero d'essere tratto a immagine e somiglianza di Dio, cominciò a vantarsi di essere il creatore di se stesso e di aver fatto finalmente Dio
a sua immagine e somiglianza. Da questo falso umanesimo cominciò la discesa dall'umano all'animale. Noi vogliamo chiudere con questa frase perché è importante la questione del falso umanesimo. E qui chiudiamo perché adesso sono una settimana, 10 giorni che se ne sta parlando molto. Scusate, non è superbia, non è presunzione, ma con tutta onestà noi vi ricordiamo che sono almeno 3 anni che noi stiamo discutendo sulla questione di questo umanesimo. E trovate tanti testi in apologetica, soprattutto tra l'elenco dei falsi maestri e nei dossier che abbiamo fatto, a cominciare anche dai dossier sui gesuiti, sul gesuitismo modernista, perché è lì la radice di questo falso umanesimo. Nel modernismo anche, naturalmente, di cui abbiamo trattato già 3 argomenti, di cui uno, ragazzi, è tra i più fondamentali, che è quello di cambiare Roma con Roma, del modernista Ernesto Buonaiuti, sacerdote scomunicato dalla Chiesa Cattolica, che era arrivato infatti con la sua eresia, era arrivato appunto a negare la Santissima Trinità, non ci credeva più. Ti credo, un peccato è come le ciliegie, no? Uno tira l'altro. Allora, stiamo attenti, quindi questo video audio va insieme ad altri che abbiamo fatto di recente sulla questione del peccato originale, sulla questione del giudicare e non giudicare, su alcuni bei video di catechesi che ci ha fatto Padre Francesco Marino. Ecco, ognuno li fa a seconda appunto del proprio carisma, noi siamo catechetici e questo è il problema, che però se andate a vedere è sempre un pacchetto, è sempre uno, perché sta tutto lì, il peccato va condannato, non si può dialogare con il peccato, perché questo è costato a Gesù. Gesù è inchiodato sulla croce per questo motivo, e ogni nostro peccato lo offende, lo ferisce, lo rinchioda sulla croce, gli fa del male e ferisce nuovamente il cuore immacolato di Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Laudetur Iesus Christus, Ave Maria. Grazie per averci seguito fino a qui. Grazie.